Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. E siamo sempre qui all'interno dell'area stile dal Royal Hotel Sanremo e ragazzi, io qui al mio fianco Alessio Bernabei, tutte le donne mi invidieranno. Ale, come stai? Anche gli uomini mi invidiano ovviamente. Come stai? Bene, bene, tutto bene, tutto bene, mi sono svegliato tranquillo, sono sereno stranamente. Perché di solito non lo sei. Ma no, guarda, di solito la tensione mi viene pochi minuti prima di salire sul palco. Forse che è naturale, è credo, naturale. È umano. Beh, se non ci fosse quell'emozione non sarei, infatti, sarei un cyborg. Bisognerebbe cambiare lavoro. Esatto. Però dai, la vivo molto serenamente. Beh, qua sei anche comodo, hai visto? Mamma mia, del poltrone. Sembra di essere a casa. Beh, ormai sei di casa a Radio Bruno. Beh, quindi... sì. Radio Bruno è Radio Bruno, ragazzi. Bravo, bravo. Senti, tante cose bollono in pentola per te, però io sì, voglio fare un passettino indietro. Tu hai scritto anche un libro, una tua biografia. Sì. E nonostante la tua giovane età, insomma, hai raccontato questi 3 anni di esperienza sotto riflettori anche fuori dai riflettori. Sì, esatto. Beh, diciamo che la mia visione è molto semplice, perché secondo me quando vivi tante esperienze, tante emozioni, anche seppur per pochi anni di carriera, è bello raccontarti, no? E condividerlo. È bello fare una raccolta con le tue emozioni vissute in 3 anni. E quindi ho detto, dai, regaliamo questa nuova cosa. Anche, ho provato anche una roba artistica diversa, quindi... È andata alla grande. Sì, dai, è andata molto bene. È andata molto bene. Sì, senti, sì, invece parliamo di questo Sanremo 2017. Porterei sul palco Nel mezzo di un applauso. Questo è il titolo del brano, che esatto, è un brano molto energico. Sì. Che parla d'amore, però. Un amore inaspettato. Parla d'amore, l'amore nell'inaspettato, infatti, nei piccoli particolari, sai, sono dell'idea che l'unicità della coppia e la bellezza di una storia d'amore si vede proprio dai piccoli particolari, dai piccoli gesti. E poi c'è questa grande metafora dell'universo che dall'alto applaude questa festa che c'è sulla Terra, no? Quindi è una visione molto onirica che mi trovo molto me stesso in questa ottica. Ma esiste ancora un amore del genere? Sì. Esiste, e ho la prova confermata dei miei nonni che si sono amati per più di 60 anni. Che meraviglia. E quindi dal profondo di me stesso dico, allora esiste l'amore infinito, esiste. Quindi ci crediamo. Ci credo nell'amore. Crediamo. Credo. Beh, nell'amore. Sei fidanzato? No. Attenzione. Vabbè. No maiuscolo, lo dico a te. No maiuscolo. Senti, un gesto scaramantico prima di salire sul palco ce l'hai? Un gesto scaramantico, no. Un pensiero, non so, qualcosa che ti faccia prima di entrare sul palco mi concentro molto su me stesso, sono molto in meditazione. Quest'anno voglio approfittarne per riscaldarmi un po' la voce col maestro Perris, che è il mio vocal coach, che ha dato via le origini della mia carriera. E sarà bello trovarsi con maestro Perris, che è un po' come un padre, e quell'adrenalina indescrivibile prima di entrare sul palco, che è unica, perché il palco di Sanremo è unico. E vediamo un po'. Sarò emozionata per te. Io ti guarderò dalla platea. sarà tosta. Sarà tosta, ma andrà alla grande. Sì. Senti, invece per la cover hai scelto una canzone di Bennato, un sì, esatto, grande amante degli anni 70. Esatto, per la cover farò Un giorno credi di Edoardo Bennato, è un brano anni 70. L'ho riarrangiato molto moderno e è un brano in cui mi trovo molto. È un testo, devo dire che è un testo come se l'avessi scritto io, è un testo che parla di un qualcosa che vorrei spiegare alle persone, quindi ho scelto per questo motivo il brano. E poi tra l'altro amo tantissimo Bennato, perché è un artista proprio rock and roll che va sul palco con chitarra in mano e spacca tutto, quindi vediamo un po', è una nuova prova per me. Alessio, spacca tutto anche tu. Spaccherò di brutto, anche, di brutto. Per te, anche per te. Senti, facciamo un saluto agli amici di Radio Bruno. Ok, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Bruno da Alessio Bernabei, vi voglio bene. Anche noi ti vogliamo bene, ti aspettiamo anche a Radio Bruno estate, non puoi mancare. Ovviamente ci sarò. Grazie, ciao, ciao Alessio Bernabei. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.